Dopo quasi un anno di chiusura e 4 milioni di euro spesi, il Teatro Eliseo tornerà ad alzare il sipario, pronto a riaprire i battenti il 29 settembre, grazie a Luca Barbareschi, artefice della rinascita strutturale e gestionale delle sale di Via Nazionale. Tra polvere, operai al lavoro e poltrone da montare, il direttore artistico ha aperto le porte dei cantieri a pochi giorni dalla fine dei lavori, prima di restituire a Roma uno dei suoi storici palcoscenici che nel 2018 spegnerà 100 candeline. È stato un miracolo dal punto di vista strutturale, l'architetto Montalbotti ha fatto una cosa strepitosa e adesso vedete cosa si può fare, credo anche in questo paese, in 4 mesi. No, perché sembra sempre che non si possa fare mai niente, invece ottimizzando le risorse, lavorando molto, molto duramente con delle persone per bene, si possono restaurare 2 teatri in 4 mesi. Molte le migliorie effettuate, a partire dal foyer, dove è stato restaurato lo scenografico lampadario, e ancora la luminosa sala degli spettacoli, dove il palco è stato ricostruito ex novo. Nuova è anche la moquette e i camerini, 14 in totale, con bagni e docce antistanti, così come 4 dressing room del piccolo Eliseo, ricostruito interamente dalla squadra di Barbareschi. Il direttore artistico conclude la visita guidata lanciando inoltre un particolare appello ai grandi artisti italiani. C'è bisogno di tanti altri imprenditori. Io provocatoriamente dico Benigni, Valsecchi, tutti i grandi ricchi artisti, adottate un teatro anche voi. Perché salire sul valle e dichiarare la rivoluzione siamo capaci tutti. Mettere mano al portafoglio è un po' più difficile. E in fondo mettere 2 o 3 milioni di euro per chi ha avuto il successo che ha avuto, e potrei fare un elenco lungo, è una cosa che è possibile. Ed è possibile e questa è l'unica vera rivoluzione che si fa.